In questo libro di Evolvenza sono raccontati in un amichevole confronto Roberta, appassionata del pensiero umano, e Giulio, appassionato del pensiero dei maestri definitivamente disincarnati che hanno comunicato per decenni e continuano a comunicare attraverso, ad esempio, il medium del cerchio esseno. Questo strumento vuole rimanere da sempre rigorosamente anonimo. Al lettore la scelta tra il pensiero umano e il pensiero superumano. Noi crediamo che chi è veramente saggio sia un'anima antica, perché ha avuto molte, ma molte vite. Thank you.